controllo. Tempo, la mia nuova moto è qui alle mie spalle. Ve l'abbiamo un po' spogliata per non farvi vedere le forme. Ve la voglio far vedere prima da vicino nei dettagli. Limato già dalla casa madre per dare più senso di velocità. E poi cosa abbiamo? Abbiamo una pedana anche lei limata per dare quel senso di new velocity che fa la differenza. No, ragazzi. Sto dicendo una marea di stronzate. Ma prima che c'è il bike, fermo, ero fermo, fermissimo. Fermo non lo so, però. No, veramente. Però è una cioè ti chiude lì in un modo che. Soprattutto adesso con la pista sporca è impressionante. Guarda da altre metri, io per favore, ci sto mirando qualcosa di strano. Non lo so, ti sto guardando anche se tu. Se tu sono stessa a sinistra. Possibile che ci fosse anche la cosa usata. La cosa usata, la fredda, lì. Il primo a sinistra ti sei freddato. Ieri ho girato la macchina ieri, Rossi. Poi a sinistra, si è freddata la gomma a sinistra. Ho fatto destra, 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 tanto tanto a destra. A sinistra avevi la gomma fredda e sei tu lo stesso. Cioè era più legata, però poi quando rialzi mi ha mollato di botto. Cioè ero lì, oh, ero lì, oh, quando si è rialzata, Cuba che poi è anche positivo. Non conta la mia, non esiste di più. Ricorda di l'anno scorso che siamo andati a testi bene. Io l'ho ripreso, poi la stavo ripigliando quando sono rientrato giù, così ha fatto. Bene ragazzi, adesso mi chiederete come è potuto succedere quello che avete visto. Uno, perché sono stronzo io e va bene, ma c'è una concatenazione di eventi che adesso vi andrò a spiegare. Punto 1, la moto è completamente originale a parte il mono e le forcelle anteriori, quindi elettronica, carico, centralina, tutto di serie. Quindi le risposte che abbiamo in pista sono completamente differenti da una moto settata da pista, quindi come ci apre il gas, come ci si può appoggiare sui controlli e un miliardo di altre cose. Secondo motivo, la pista è veramente uno schifo perché ieri hanno girato le macchine, quindi grip meno dello zero, infatti sono venuti un sacco di persone. E terzo, come dicevo, sono stronzo io perché mi sono fidato troppo
della moto e dei controlli, anche se questi sono di serie. E non... come avete visto, ero all'interno delle Rio facendo il destra destra. Nel momento in cui sono andata a sinistra, ho appoggiato il gas a un 30% / 40. Ho passato il cordolo e ho iniziato ad aprire un pelo di più, ma comunque ero sempre puntato attorno al 50-60%. In quel frangente, non tutti lo sapranno, ma la moto ha la farfalla che è aperta al 30-20%, perché sta leggendo che c'è uno slittamento del posteriore. Dal momento che sono andato a rialzare un pelettino la moto, la potenza è stata liberata molto più rapidamente rispetto agli standard della guida in pista, ovviamente. Quindi era molto sacrificata all'inizio, come se io fossi al 50% di gas e l'apertura reale della farfalla fosse al 20%. E quando sono andato a rialzare la moto, è arrivata una botta di potenza che mi ha fatto perdere l'aderenza troppo rapidamente, e come avete visto è ritornata indietro e si è scatenato un semi A-side che mi ha lanciato per aria. Ovviamente adesso non risaliremo più in moto perché non ha molto senso girare in queste condizioni, ma ci tengo ad andarvi a spiegare un po' le sensazioni che ho avuto nei primi tre turni, perché ovviamente prima ho girato un po' e ho fatto due o tre turni dove l'ho assaggiata e ho iniziato a capire un po' le potenzialità che la moto ha, e adesso vorrei andarvela a spiegare perché dopo tutto questa è la prima recensione della nuova BMW in pista sull'asciutto, quindi vorrei andarvela a raccontare nei minimi dettagli. Cosa si può dire di questa BMW S1000RR alla guida? Prime sensazioni: seduta molto più bassa rispetto alla precedente, il pilota si sente molto più all'interno della moto. La cosa strana però è che nonostante il pilota sia appunto dentro la moto, è molto agile, e soprattutto la cosa che mi ha colpito di più è la facilità nell'andare a cercare la corda, un po' il punto debole del modello precedente. La seduta è molto più compatta, il pilota riesce a stendersi di meno sulla sella, ma al contempo la zona dove si appoggia il casco e i manubri si sentono molto più vicini e si ha una sensazione di maggiore controllo. Motore: il motore si sente proprio che ha una gran schiena e di serie si avvertono subito i maggiori cavalli grazie alla fasatura variabile che questa moto ha rispetto al modello precedente, ed è una delle differenze maggiori che si avvertono come cavalleria. In alto invece la sento molto simile, guadagna forse qualche cavallino, difatti al banco a quanto ho capito non c'è tantissima differenza. La differenza maggiore è appunto dai bassi giri ad arrivare agli alti, dove è molto molto più corposa. Ovviamente essendo la moto completamente di serie, solo con mono e forcelle, non abbiamo tirato fortissimo, abbiamo girato attorno al 41-42 nei primi turni, dove il carattere della moto bene o male è uscito fuori, ma non starò a cercare di raccontarvi favole su come va da A alla Z. Ci sarà modo ovviamente più avanti di vedere tutto molto più approfonditamente. Adesso passiamo alla tecnica. Cosa cambia? Direi che una delle differenze maggiori telaisticamente possiamo vederla chiaramente, ed è il forcellone, che ha capriata inferiore, cosa che sul vecchio modello non c'era. Parlando di telaio, il progetto è completamente rivisto, ha delle quote, delle geometrie completamente diverse, ma lo si vede anche dalla grandezza della moto nel suo complesso, è molto più compatta. E poi quando proverete anche voi ovviamente a salirci, vedrete come la sensazione in sella è completamente diversa dal modello 2018, e è come se fosse proprio una moto nuova. Il telaietto posteriore è molto più carino rispetto al passato, è un traliccio in tubi di alluminio, veramente veramente molto bello da vedere, probabilmente molto più leggero rispetto a quello in acciaio dell'anno scorso. Tornando al motore, fasatura variabile, quindi molta più coppia e corposità ai medi regimi, più potenza in generale. Per farvela breve, abbiamo un 11 o 12 cavalli di maggior potenza ai medi regimi e in alto 5-6 cavalli di differenza rispetto al modello originale 2018. Ci spostiamo all'anteriore. Come possiamo vedere, BMW ha abbandonato le Brembo come pinze e ha deciso di fare tutto in casa. Infatti, come vedete, sono marchiate BMW. Invece come pompa abbiamo una Nissin. E per concludere, forcella anteriore Marzocchi da 45 mm. Bene, non è il primo test che speravo di fare, ma è andata così. Ma non tutto il male viene per nuocere, perché voi non lo sapete, ma questa qui non è la moto che userò nelle prime tre gare del campionato. La notizia è arrivata esattamente 3 ore fa, veramente non sto nella pelle, e ve la dico in questo istante: useremo l'HP4 Race da 80.
80.000 euro, 225 cavalli a ruota e 150 kg di peso. Carbonio da tutte le parti, compreso telaio e cerchioni. Non vedo l'ora di provarla. Purtroppo non siamo riusciti ad averla in tempo per provarla una sola volta. Quindi dovrò arrivare in gara e trovarmici subito bene. E trovare i setting che mi permetteranno di essere subito lì con i migliori della classe, subito veloce. Il mezzo c'è, quindi spero veramente di riuscirci. Bene, non mi resta che dirvi che se volete vedere quella mega moto che sta arrivando direttamente da Monaco di Baviera, dovete essere qui il 29, 30 e 31 marzo alla prima gara del campionato. E soprattutto vi voglio qui per tifarmi, perché chi ben comincia è a metà dell'opera. Come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.